cambia, siamo noi. Noi abbiamo un sogno: che un giorno tutte le aziende competano non solo per essere le migliori al mondo, ma per essere le migliori per il mondo. Il modello che ci ha portato fino ad oggi c'è un'evidenza fortissima che si è aggiunto il capolinea. Andiamo verso un altro modello, un'evoluzione, e le B Corp rappresentano proprio una delle direzioni più solide, più robuste e più anche convincenti di come questo modello, di questa evoluzione sia possibile, sia anche scalabile. Il ruolo di Nativa è proprio di essere un catalizzatore nell'accelerare questa trasformazione. Nativa è un catalizzatore di innovazione, vuol dire che da quando siamo nati noi cerchiamo delle opportunità, degli strumenti e svolgiamo delle attività che accelerano un percorso di evoluzione verso la sostenibilità. Lavoriamo soprattutto con le aziende, facciamo consulenza strategica alle aziende, ma ci capita spesso di lavorare anche come policy advisor oppure come advisor di fondi di investimento e di operare anche in ambiti più specifici, più verticali, come nel mondo di costruzione e dell'architettura. E dovunque andiamo, noi costruiamo dei progetti che consentono di accelerare questa evoluzione verso un futuro sostenibile. Andiamo a costruire dei futuri possibili, andiamo a costruire un modello di come dovrà essere un'azienda del futuro, una data organizzazione del futuro, e costruiamo questo percorso di evoluzione. I fondatori di Nativa siamo io e Paolo Di Cesare, e ci incontrammo nel 2010, immediatamente scoprimo questa passione comune, questa intenzione di usare il business, usare l'attività d'impresa come forza positiva, e quindi insieme ci iniziamo a ricercare quale poteva essere un modello che ci consentiva di rispondere a questa nostra esigenza che sentivamo. Ricercando in giro per il mondo abbiamo trovato questo concetto di Benefit Corporation o B Corp, e l'abbiamo portato in Europa. In realtà non lo sapevamo, ma quando abbiamo fondato Nativa fummo la prima B Corp e Benefit Corporation in Europa. La B Corp è una tipologia di impresa che ha come obiettivo quello proprio di rigenerare la società, rigenerare la biosfera, rigenerare la natura, e quindi di condurre un business, condurre un'attività economica che generi un profitto, che generi un risultato economico da risolvere problemi ambientali e sociali. E questa però non è, diciamo, un'impresa sociale, può essere un qualsiasi tipo di azienda. Per riuscire a usare il business come forza di rigenerazione servono fondamentalmente due componenti. Uno è la misura degli impatti, riuscire a capire, a misurare se un'azienda sta creando o distruggendo valore per la società. C'è stato un gruppo di imprenditori che ha iniziato a sviluppare una piattaforma tecnologica di misurazione, si chiama B-Impact Assessment, che consente di misurare a 360 gradi tutto quello che fa un'azienda, se complessivamente sta creando o distruggendo valore, non solo economico ma anche ambientale e sociale. C'è un percorso, diciamo, anche di verifica, di validazione, di certificazione, che è seguito da questa non profit che ha sviluppato questo modello e si chiama B-Lab, e le aziende, appunto, che superano questo vaglio, ed è estremamente, diciamo, selettivo, possono qualificarsi come B Corp. Le aziende che sono le più performanti, che, diciamo, che creano più valore per la società di quanto ne prendano, si possono qualificare come B Corp certificate. L'altro aspetto è legato proprio allo status giuridico dell'impresa, perché secondo i codici civili, secondo le leggi proprio vigenti praticamente in tutto il mondo, lo scopo unico di un'attività, di una società di capitali, è distribuire dividendi agli azionisti o creare, massimizzare il valore per gli azionisti. Quindi l'ambiente, le persone non rientrano negli obiettivi, non rientrano negli scopi di un'azienda. Quindi questo è come codificato oggi, diciamo, l'attività di impresa. Le Benefit Corporation dicono: non solo devi misurare gli impatti, devi capire se stai creando o distruggendo valore, ma devi anche avere una forma giuridica, devi avere un modello che ti consenta di creare un impatto positivo, di creare un beneficio sia per gli azionisti sia per gli altri portatori di interesse. Quindi sono aziende che hanno un duplice scopo, una duplice finalità,
E se vogliamo, questo mettendo insieme la misura degli impatti con il sistema operativo, quindi proprio con un nuovo scopo che è riconosciuto con una specifica forma giuridica di impresa, oggi disponibile negli Stati Uniti e anche in Italia e anche in altri paesi, e quindi andiamo proprio a creare delle condizioni che consentono alle aziende appunto di diventare una forza di rigenerazione. Sono aziende assolutamente, diciamo, competitive sul mercato, le B Corp, che operano in 150 settori diversi, in 60 paesi, ce ne sono quasi 3.000 nel mondo oggi. Le B Corp stanno emergendo proprio anche come un modello particolarmente resiliente, quindi sono aziende che quando il mercato va bene vanno un po' meglio degli altri, quando il mercato è un po' più in difficoltà tengono meglio delle altre. Questo è emerso con molta forza, soprattutto 2008-2009, quando c'è stata la crisi, si è visto che le B Corp avevano una tenuta migliore proprio perché fondano il successo del proprio business su un modello che è molto più fortemente radicato al territorio, a rapporti di fiducia e tutta una serie di elementi che poi rendono possibile funzionare anche quando le condizioni sono più complesse. Vogliamo che l'Italia sia un modello di innovazione sostenibile per il mondo. Quindi per noi l'Italia che cambia è l'Italia che si rende conto che per tantissimi aspetti è già un riferimento planetario. Noi siamo i maestri nell'autoflagellarci, nel tirarci indietro, nel vedere negativamente la nostra realtà. Però sul fronte della sustainability credo che possiamo veramente essere un riferimento per il mondo e che tutto il mondo ci guardi anche con grande attenzione. Per quello che riguarda le B Corp siamo veramente un riferimento globale. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.